Amici sportivi, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania. Ospite nei nostri studi quest'oggi il presidente della Federazione Italiana Gioco Handball, Pasquale Loria, che salutiamo, ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Grazie presidente. Come sempre, in compagnia di Matteo Aldamonte. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Apriamo buonasera. In maniera un po' insolita questo numero, approfittando, ma doverosa. Esatto, approfittando proprio della presenza del presidente Pasquale Loria per insomma rendere partecipe l'intero movimento e non soltanto di un'importante iniziativa che è stata praticamente congegnata e poi avallata dal Consiglio federale negli ultimi giorni. Di cosa parliamo, Matteo? Beh, è nata in pochissimi mesi, di fatto tra l'estate e la scorsa settimana. Vediamo anche con l'aiuto della grafica quello che è successo. Il Comune di Chieti e la Federazione Italiana Gioco Handball hanno trovato le condizioni, l'accordo per la gestione decennale proprio da parte della Federazione Italiana Gioco Handball del Pala Santa Filomena, che è un impianto appunto situato a Chieti in Abruzzo, nel centro d'Italia, che potrà rappresentare il centro tecnico federale delle nazionali azzurre e della Federazione Italiana Gioco Handball. Credo una novità di grandissima rilevanza. Ecco presidente, la pallamano italiana ha finalmente una sua casa. Un suo centro tecnico. Avrà una sua casa, perché chiaramente ora dobbiamo perfezionare gli atti di convenzionali con il Comune di Chieti, poi dovremo fare qualche intervento sul Pala Santa Filomena, anche per adeguarlo, comunque personalizzarlo e adeguarlo rispetto alle nostre esigenze. Sicuramente da qui a qualche mese potremo inaugurare, fare la prima inaugurazione di questo impianto gestito dalla Federazione Pallamano, dove cercheremo di portare una serie di attività per le nostre squadre nazionali, soprattutto gli stage delle nazionali giovanili, manifestazioni nazionali, finali giovanili, manifestazioni internazionali, test match, partite amichevoli, tornei, insomma tutto ciò che potrà essere organizzato per garantire la crescita del nostro movimento, delle nostre squadre nazionali. È un'esigenza che si avvertiva da tempo, no? Perché c'è stato in passato anche un esperimento analogo, cioè alla Cecchignola, con una tensostruttura che garantiva comunque una certa fruibilità alle squadre nazionali per insomma, lo svolgimento soprattutto degli stage. Qui si va un gradino oltre, no? Rispetto a quelli. Sì, si fa un passo sicuramente in avanti, perché l'impianto è un impianto importante, è un impianto tra l'altro omologato dalla Federazione Europea, quindi si possono giocare anche competizioni ufficiali e ha delle caratteristiche da vero e proprio palazzetto dello sport, quindi con una capienza, con una serie di servizi collaterali, sale riunioni, palestre, spogliatoi in numero diciamo adeguato anche per ospitare competizioni a concentramento con più squadre, ma anche attività di formazione, come ho detto prima, le sale riunioni, attività di sviluppo e perfezionamento fisico, insomma tutto ciò che è necessario per programmare e sviluppare un lavoro di crescita per le nostre squadre nazionali, ripeto, principalmente per le squadre giovanili, ma anche per organizzare attività come campi estivi, corsi di perfezionamento, corsi di formazione per tecnici, insomma tutto quello che riguarda l'attività federale del settore tecnico potrà trovare un punto di riferimento in questo impianto. Perché Chieti? Ma perché Chieti? Perché Chieti è al centro dell'Italia, una posizione geografica comoda, invidiabile, da questo punto di vista fruibile sia dal nord sia dal sud, perché a Chieti abbiamo trovato un interlocutore predisposto, un comune che ha dimostrato molto interesse verso la nostra disciplina. Noi a Chieti avevamo organizzato qualche stage e raduno delle nostre nazionali, il comune si è interessato a noi, abbiamo cominciato questa interlocuzione e c'è stata l'opportunità, perciò quindi abbiamo colto di buon grado questa opportunità fornitaci dal Comune di Chieti.
perché poi Chieti è in Abruzzo e con la regione Abruzzo abbiamo dei rapporti abbastanza costanti. Dovevamo in Abruzzo sviluppare una serie di iniziative ed eventi la scorsa estate, non è stato possibile, però il contatto e il rapporto con la regione Abruzzo rimane vivo e quindi c'è anche la possibilità di sviluppare altre iniziative e anche di avere un sostegno finanziario per queste iniziative, per questi eventi che molto probabilmente porteremo in Abruzzo. Bene, allora in attesa poi del fatidico taglio del nastro e di insomma vedere all'opera le squadre nazionali proprio nell'impianto di Chieti al Pala Santa Filomena, facciamo un passo indietro, Matteo, non due, uno, perché anche se insomma abbiamo due giornate di campionato in qualche modo da raccontare, noi soffermeremo la nostra attenzione su quello che è capitato ieri. E non sono successe cose proprio da trascurare, assolutamente, no, assolutamente. La strettissima attualità con la sesta giornata che si è giocata appunto ieri nella Serie A Beretta maschile ci ha dato indicazioni importanti. Intanto direi che nel big match il Sassari ha battuto la formazione del Cassano Magnago, prima sconfitta per Cassano Magnago, Sassari resta imbattuta. Però le uniche due che continuano a vincere, che hanno sempre vinto fino ad ora, sono il Bolzano, che è ancora la squadra da battere, è la capolista, e il Pressano di Alessandro Fusina, che è sorprendente. Ha trovato grande compattezza e l'ha fatto intorno a dei giovani interessanti. Direi, se sei d'accordo, vediamo il servizio e poi sì, ne parliamo insieme. Che siano gioia o dolori, vittoria o sconfitte, il tempo per fermarsi a riflettere è poco per tutti. La Serie A Beretta si divide tra primissimi bilanci, segnali e la necessità di ricalibrare ancora una volta obiettivi e pensieri. Ieri un turno infrasettimanale di fuoco, ma la parola metabolizzare sparisce dal vocabolario se si torna in campo già sabato per la settima giornata. Certo, vale la pena voltarsi per un attimo indietro a guardare quanto accaduto. Il rischio altrimenti sarebbe quello di perdersi la girella con cui Giovanni Nardin consegna materialmente alla Raimond Sassari la quarta vittoria consecutiva in campionato e costringe il Cassano Magnago al primo stop stagionale. Il 33-31 del Pala Sant'Oro è l'ennesimo assaggio di ciò che da qui fino al 2 giugno attenderà gli appassionati concentrati sulla corsa scudetto. Il tempo per riflettere però, come si diceva, è nullo. Nel weekend Sassari fa visita alla Santarelli Cingoli, che intanto si è presa la prima soddisfazione del suo cammino in Serie A Beretta vincendo lo scontro diretto contro la Salumificio Riva Molteno, mentre il Cassano Magnago riceve al tacca il Trieste, e quella sarà una grande classica tra due deluse del momento. Detto dei lombardi, che vorranno ripartire dallo stratosferico stato di forma di Bortoli, dovranno risollevare la china anche i giuliani di Carpanese, che nel mercoledì del Chiarbola hanno ceduto il passo al Pressano del grande ex Alessandro Fusina. Capolavoro fin qui del tecnico siciliano che, nonostante un calendario a dir poco spezzettato dei suoi, ha trovato compattezza e solidità negli equilibri del roster giallo-nero. Il nome in più, l'asso calato sul tavolo, è il gioiellino di casa Nicola Fadanelli, ennesimo prodotto del vivaio trentino. Pressano ha sempre vinto fin qui, ma all'orizzonte vede spuntare la sagoma di Alessandro Tarafino e del suo conversano, altra candidata alla vittoria finale. I pugliesi hanno ritrovato le loro certezze nel convincente 32-25 maturato ieri al Pala San Giacomo, nel segno di Jacob Nelson e a spese dell'Acqua e Sapone Junior Fasano. Dietro ci si agita, i sorpassi si sprecano, la squadra da battere però resta Bolzano. Contro la banda di Mario Sporcic cade anche Bressanone, battuto in trasferta nel curioso duello tra allenatori e giocatori con Davor Ciutura. La guida tecnica dei bolzanini ha saputo mettere le chiavi del gioco nelle mani degli uomini giusti, l'amico Dejan Turkovic ma anche Erik Udovicic, vero valore aggiunto di questo avvio di stagione. Bolzano sabato affronterà Merano, alla quale la partita manca dal 19 settembre scorso. Il gruppone che sogna in grande si completa con la Ego Siena. I senatori Pablo Marrocchi e Felipe Gaeta tirano fuori dal cilindro, come un prestigiatore fa con il classico coniglio bianco, i gol della vittoria sul campo della Banca Popolare Fondi. Ora i toscani dovranno fare i conti con la Team Network Albatro alla Palaestra, nell'ennesimo sabato che, consiglio spassionato, farà bene a tenere i deboli di cuore fuori dal Palasport. Dunque, Serie A Beretta che si conferma molto interessante, Presidente, con questa questo trio di testa, insomma, volendo in qualche modo allargare anche il discorso alla Sassari, Bolzano, Pressano, appunto, Sassari, che sta mettendo in evidenza soprattutto tanti giovani di grande valore. Pensiamo a Nardin, che è stato determinante ieri in occasione della partita vinta contro il Cassano di Bortoli e Possamai,
il Pressano di Fadanelli, ma anche di Dainese. Insomma, Bolzano che sta comunque confermandosi, nonostante qualche partenza illustre, di essere sempre competitivo. Sì, il Bolzano dimostra la sua solidità, dimostra che non si rimane a certi livelli così per caso per tanti anni, quindi ha una struttura di squadra, una continuità tecnica anche nel cambio magari di panchina, comunque ha mantenuto la sua identità e la sua connotazione tecnica. Ma tutto il campionato è ancora molto da decifrare, equilibrato, il Pressano sta facendo molto bene, magari un po' a fari spenti perché non ha giocato, non è in testa alla classifica perché solo perché al momento non ha giocato le stesse partite del Bolzano, ma è a punteggio pieno. La partita di ieri sera tra Sassari e Cassano dimostra come tutto può succedere in questo campionato. Quindi io penso che il livello del campionato si sta alzando, che il livello di competitività è molto alto, che il campionato è avvincente. Chiaramente ancora dobbiamo fare molti passi in avanti dal punto di vista qualitativo, nonostante, come dicevo prima, il livello si stia alzando, ma stiamo lavorando per questo ed è importante che siano i giovani a prendere il proscenio, perché è bello sentire di Nardin, di Bortoli, di Rovatin, di Fadanelli, di Possamai, eccetera, eccetera, eccetera. Assolutamente sì, e poi non dimentichiamo, e questo dobbiamo sempre ricordarlo, che si sta lavorando tanto con tutte le difficoltà legate al momento particolare, perché è ovvio che la pandemia non sta risparmiando neanche il mondo della pallamano, i campionati Serie A Beretta. Mi pare che la situazione sia stata fin qui gestita con tanto buon senso. Sì, abbiamo cercato di rispettare tutte le regole, ma anche di mantenerci un piccolo spazio di flessibilità, anche per gestire per l'appunto la situazione col buon senso. È chiaro che se poi il tutto dovesse esplodere in maniera deflagrante, nemmeno il buon senso a quel punto più riuscirà a bastare. Però per il momento credo che stia andando tutto bene. Io voglio ringraziare tutte le società, veramente si stanno impegnando tantissimo, non solo su questo punto del rispetto dei protocolli, della gestione della situazione Covid, ma vorrei dire anche per la crescita del prodotto campionato, attraverso un lavoro costante sugli aspetti della comunicazione. Ripeto, molte cose sono ancora da migliorare, però siamo sulla strada giusta e stanno lavorando anche con grande compattezza e con grande determinazione lungo un percorso che dovrebbe portare da qui a qualche mese alla riattivazione della Lega di Serie A, e quindi speriamo che dal prossimo campionato potremo avere anche questa novità, oltre al main sponsor Beretta e altre novità che di volta in volta si stanno susseguendo, anche questa sulla presenza di questo organismo di cogestione del campionato, la Lega, che potrebbe rappresentare poi effettivamente il definitivo gradino per fare il salto in avanti. Allora, parlavamo di un campionato molto interessante. Ieri la partita tra Raimond Sassari e Cassano Magnago è stata sotto questo aspetto eloquente, no? Perché grande spettacolo, grande equilibrio, partita decisa proprio nelle battute. Nei minuti finali, indubbiamente partita di copertina, da una parte Cassano Magnago, che è una squadra che ha già dimostrato negli anni, nonostante tanti giovani, di valere le primissime posizioni della classifica, dall'altra una squadra che invece in quelle posizioni ha fatto di tutto per starci quest'estate, con un mercato a mio avviso veramente importante, che è naturalmente Raimond Sassari, che ha avuto la meglio. Ascoltiamo al termine della partita i due allenatori, Davide Kolec, lo sconfitto, e Luigi Passino, tecnico del Sassari. Secondo me oggi era una partita veramente spettacolare, dove tutti i tifosi si sono divertiti, credo. Come hai detto te, la difesa non era tanto buona, tutte e due le difese non erano tanto buone, e gli attacchi sono stati veramente ottimi. Sassari, lo sappiamo tutti, che è una squadra che sta cercando di vincere il titolo, e di sicuro sapevamo che giocavamo contro una squadra forte.
faccio i complimenti a loro, ma soprattutto faccio i complimenti ai miei guerrieri. Raimond è il candidato al titolo, anche Cassano non scherza. Assolutamente no, sicuramente Sassari sarà una contendente al titolo, ma noi sappiamo qual è la strada, stiamo lottando per questa strada già da qualche anno e quest'anno non vogliamo che questo obiettivo sfugga. E sapevamo di giocarci molto in questa gara interna che sostanzialmente per noi valeva 4 punti, nel senso che perdendo oggi voleva dire compromettere gran parte del percorso fin qui fatto. Siamo felici perché anche se la vittoria in casa contro una diretta concorrente è d'obbligo, per cui sappiamo che abbiamo fatto un bel risultato, ma sappiamo che abbiamo fatto il nostro, per cui ora dobbiamo guardare avanti già alla trasferta di sabato prossimo, che non sarà un impegno per niente facile, e sicuramente dobbiamo recuperare le forze e le energie per poter andare a Cingoli a giocarci. E dunque non si nascondono Sassari e Cassano Magnago. Parlando di titoli nazionali, chi titoli ne ha vinti tantissimi nella sua storia, record dal punto di vista proprio degli scudetti conquistati nel movimento della pallamano italiana, e il Trieste che da poco ha cambiato il suo assetto societario, una donna, Alessandra Oric, è alla guida del club giuliano, sicuramente il club più blasonato d'Italia. L'abbiamo intervistata, ascoltiamo. Un'eredità importantissima, 50 anni di storia, una storia importante, una storia fatta dal professor Lo Duca principalmente, che ringrazio sempre per avermi dato questa possibilità, e una storia che ha girato pagina però, no? Adesso nuovo direttivo, nuove situazioni, nuova squadra, pronti per ripartire. E qual è l'ambizione adesso di Trieste, quali sono gli obiettivi futuri? Direi ce ne sono parecchi come obiettivi, diciamo che adesso come adesso vogliamo finire bene questo campionato, iniziato abbastanza bene, e puntare in alto alle vette, questo sicuramente, perché secondo me Trieste ci sta. Mi sono innamorata dello sport e dei ragazzi che lo facevano proprio con passione, quindi devo dire la verità, è stata quasi un rapimento. Mi hanno trascinato dentro a pieni ritmi. Che peraltro lei è consapevole, questa è una particolarità, perché di solito il grande limite della pallamano, soprattutto italiana, è la pallamano ai pallamanisti, cioè rischiamo a volte di parlarci un po' addosso. È vero, infatti posso dire che mi ritengo fortunata per questo, perché ho visto che all'interno effettivamente si passa di mano in mano. In realtà sono stata ben accolta sia dal livello direttivo sia dalla squadra e mi piace. Abbiamo parlato prima degli obiettivi, il sogno invece? Beh, il sogno è, penso come tutti, tornare presto allo scudetto. Insomma, non si nasconde neanche il neopresidente della Trieste, un'eredità pesante, no? Presidente Lori. Sì, sicuramente Trieste è una piazza di assoluto prestigio e di assoluto valore. L'eredità dei 50 anni di storia della società di Trieste sono impegnativi, ma penso che Alessandra Oric stia dimostrando di essere all'altezza del compito. Vedo che ha delle idee molto chiare, anche molta determinazione, è entrata a pieno titolo nel meccanismo, e noi abbiamo bisogno anche di risorse nuove, di risorse che vengono anche da altre esperienze, da altri mondi, per rinnovarci, per arricchirci, e quindi occasioni come questa, ma anche altre che man mano si stanno realizzando e sviluppando nel resto d'Italia, fanno ben sperare perché il nostro movimento cresca. Assolutamente sì. Cosa ci attende nel prossimo fine settimana? Sabato si torna in campo. Iniziamo facendo il punto velocemente della classifica che abbiamo ereditato dopo le partite di ieri. La vediamo in grafica con il Bolzano che la guida. 12 punti per la squadra allenata da Mario Sporcic. Dietro ci sono delle formazioni, per la verità, che tutte dovranno affrontare il Merano che, causa, come è noto, Covid, ha dovuto saltare 3 partite. Quindi dovrà riaffrontare il Pressano, il Cassano Magnago e la Salumificio Riva Molteno. Quindi anche nelle partite
alte è tutto da vedere, bisognerà capire che cosa succederà. Il Bressano ha la possibilità concreta di mettere ancora altri punti fra sé e le dirette concorrenti. Questa dunque è la graduatoria attuale comunque del campionato, con la quale si arriverà alla settima giornata, e anche qui andiamo a vedere in grafica quello che è il quadro delle partite che si giocheranno invece tutte nella giornata di sabato, tutte dunque nel weekend, con il derby. Torna in campo il Merano che affronta il Bolzano, Ego Siena contro Team Network Albatro, c'è lo scontro salvezza tra Salumificio Riva Volteno e Banca Popolare Fondi, Santarelli Cingoli, Raimond Sassari, Appiano che ospita l'Acqua e Sapone Junior Fasano, Bressano Conversano e Cassano Magnago Trieste. Però su tutte sono le due partite centrali del weekend. Bene, ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, ritorneremo tra pochissimo e occuperemo la seconda parte della nostra trasmissione parlando del massimo campionato femminile, ma anche di qualche chicca che giunge dall'Europa. Gli internazionali BNL d'Italia compiono 90 anni. La Federazione Italiana Tennis e Giunti Editore hanno dato vita per l'occasione ad un'opera celebrativa straordinaria, fatta di foto, testimonianze, racconti e statistiche sul nostro meraviglioso torneo. I Gladiatori della Terra Rossa, da mercoledì 16 settembre in libreria. Prefazione di Nicola Pietrangeli. Bene, di nuovo in studio per occuparci del campionato Serie A Beretta femminile, un campionato che riprende dopo una settimana di stop per uno stage tenuto dalla nazionale senior guidata da Liliana Ivaci. Riprende e riparte il campionato con delle gare dei testa coda molto interessanti. Assolutamente sì, a cominciare probabilmente in primis dal derby veneto tra la Mechanic System Oderzo e le Guerriere Malo. Ci sono tutte partite però sicuramente interessanti da seguire, servizio, e poi le approfondiamo. Archiviata la parentesi azzurra, di nuovo tempo di Serie A Beretta. Sarà importante allora verificare se la sosta avrà alterato i valori tecnici evidenziati nei primi tre turni di campionato. In trasferta tre delle quattro capoliste, solo la Mechanic System Oderzo del poker di testa potrà godere di un turno casalingo, da prendere però con le pinze, ricevendo la visita in un derby che si preannuncia interessantissimo delle Guerriere Malo, a caccia di riscatto dopo l'inopinato passo falso rimediato tra le mura amiche per mano del Leno. Proprio le lombarde, tra quelle che hanno probabilmente meno gradito la sosta forzata in virtù del magic moment attraversato, andranno a caccia di un altro scalpo di pregio, ospitando la Iomi Salerno. Da una parte la vivacità, la presumibile sfrontatezza del team allenato da Coach Bravi, dall'altra la solidità, la tenuta del set guidato da Laura Avram, confermatosi intanto autentica macchina del gol. Desta curiosità e interesse la sfida in programma al Pala Marica Bianchi di Pontinia tra le padrone di casa della Cassa Rurale ed il Brixen su Tirol. Non inganni la differenza di punti che divide in classifica le due squadre. La matricola laziale vale molto più di quanto non dica la graduatoria provvisoria, che invece premia e con merito la compattezza delle altoatesine. E chiudiamo la carrellata dei testa coda con il match tra Ariosto Ferrara e Alibest Messrino. Le estensi, come spesso accade, sono indecifrabili nel loro rendimento, capaci ovvero di tutto e del contrario di tutto, a differenza invece di Lucarini e compagne, che hanno evidenziato in avvia di stagione regolarità di rendimento e prestazioni molto significative, la conferma di un costante progresso di crescita. A chiudere il quadro della giornata, il derby isolano tra il Nuolo e l'ACI Lifestyle Erice, il confronto tra Cassano Magnago e il Cellini Padova. In Sardegna sarà curioso verificare i progressi delle barbaricine vicinissime al colpaccio prima della sosta a Padova, ma anche la capacità di reazione delle siciliane uscite malconce dal confronto casalingo con Oderzo, ma non per questo depresse o peggio ancora in disarmo. Green Power al Palatacca, dove si affronteranno Cassano Magnago e Cellini Padova, due squadre molto giovani, imbottite di grandi promesse della pallamano italiana, ma soprattutto decise a brandire al primo successo stagionale. Tante new entry, presidente, nel massimo campionato femminile, anche se però al momento in testa troviamo le solite note. Ma sì, perché alla fine comunque le squadre
di vertice degli ultimi anni, Salerno, Bressanone, Oderzo, hanno comunque delle strutture di squadra abbastanza consolidate, hanno dato una certa continuità tecnica al proprio lavoro e questo comunque paga sempre. Anche il Mestrino, per esempio, è una società che ha fatto della continuità tecnica una sua caratteristica e sì, i risultati si vedono abbondantemente. Per il resto il campionato è un campionato che quest'anno torna a essere molto frequentato, 13 squadre, molte giocatrici giovani, molte squadre nuove, questo dimostra anche la vivacità del movimento femminile che, sebbene non sia molto numeroso in termini di club, comunque sta esprimendo una buona risposta. Abbiamo quest'anno per la prima volta una serie a due, a quattro gironi di otto squadre, quindi praticamente gironi standard e non come in passato gironi dal numero dei partecipanti variabili. Abbiamo una Youth League dedicata alle Under 20 con ben 22 squadre partecipanti, quindi significa che qualcosa si sta muovendo anche al femminile, oltre al fatto che la nazionale sta lavorando con un gruppo molto giovane. Noi siamo confidenti che nelle prossime qualificazioni mondiali in Austria, contro Austria e Kosovo, si possa diciamo competere adeguatamente per il passaggio del turno. Vediamo allora, Matteo, cosa ci attende nel prossimo turno, partendo eventualmente dalla classifica. Facciamo, sì, esatto, cristallizziamo un po' quella che è la situazione partendo dalla graduatoria, che ovviamente è molto embrionale perché sono state giocate poche gare, però comunque c'è il poker di testa con Bressanone, Salerno, Oderzo e Mestrino tutti a 6 punti. La classifica è ovviamente cortissima perché naturalmente sono state giocate molte meno giornate rispetto a quella maschile, che invece pian piano va evolvendosi. Vediamo però il prossimo turno, perché nell'evoluzione si inserisce del campionato, ovviamente si inserisce la quarta giornata che si disputa sabato con, come dicevamo in precedenza, il derby veneto tra Oderzo e Guerriere Malo. C'è di cartello anche la sfida tra Cassa Rurale Pontini e Brixen Sud Tirol, sì. Ariosto Ferrara, Libesta Espresso Mestrino, Cassano Magnago, Cellini Padova, Salerno è ospite, la Iomi Salerno è ospite in casa di Leno e Nuoro AC Lifestyle Erice è la gara che conclude il quadro. Novità anche di carattere internazionale, no? Perché notizia proprio delle ultime ore che riguarda il Mestrino. Assolutamente sì, con l'ufficializzazione della gara contro la formazione ucraina del Real, che si giocherà in campo neutro a Capodistria. Dunque le due società hanno trovato l'accordo per disputare in Slovenia questa gara. Era ovviamente dubbi legati alla situazione pandemica, come è noto, e hanno trovato questo punto d'incontro. Ecco, e giocheranno forse a Capodistria. La soluzione migliore per entrambe le squadre. Visto che siamo già in Europa, rimaniamoci raccontando quello che di bello è successo nell'ultimo turno di Champions. Iniziamo entrando nella Champions League. Allora iniziamo con la top 5 goals e poi ci sarà anche una novità di Champions invece che ha riguardato molto molto da vicino l'Italia. Questi sono i migliori 5 gol del terzo turno, della terza giornata. Iniziamo dalla posizione numero 5 con questa finta in corsa di Petar Nenadic, giocatore serbo del Vesprem, che riesce ad ingannare la difesa con questa realizzazione. Dika Mem, che era in top 5 anche la settimana scorsa, girella per andare a realizzare, giocatore del Barcellona. Andiamo alla numero 3 con il gol di Josip Sarac, una volante per il centrale, finalizzata dal centrale della formazione del Celje, squadra slovena. Ancora siamo nella gara tra il Nantes ed il Barcellona, il gol di Labretes, che è un ragazzo di 18 anni, e poi resteremo a Nantes, tra pochissimo ci saltiamo insieme. Questo è il gol di Dusevajev. Alla posizione numero 1 invece, giocatore del Kielz, si avvita e riesce ad ingannare la difesa. Se mi concedi vado spedito. No, no, io, cioè, rivedibile il competitivo del Barcellona. Ah sì, assolutamente. Cioè, onestamente, insomma, maglietta rosa e pantaloni. Ma cioè, quest'anno ci sono parecchi completini. borderline, diciamo così. Spaccia la fantasia. Però restiamo nella stessa partita, quindi restiamo in tema. Introduciamolo con la clip. Andrea Colleluori, che ha debuttato in Champions League, il portiere originario di Città Sant'Angelo in Abruzzo, capitano della nazionale Under 20, ha debuttato nella gara contro il Barcellona e non ha debuttato in un modo qualunque, perché negli ultimi 7 minuti ha messo a segno anche questa parata. La sua squadra ha perso la partita, ma
ci interessa fino a un certo punto, nel senso che poi quando entra un ragazzo italiano in Champions League possiamo dire che insomma la porta della nazionale italiana tra lui e Ebner che gioca in Bundesliga è abbastanza coperta. Bella soddisfazione, no? Per tutto il movimento, Presidente Oria. No, no, benissimo, con le Luori è già 2 anni che è a Nantes, sta facendo un percorso molto interessante, poi è un ragazzo che si applica molto, che ha voglia di crescere e di affermarsi, quindi questo è un punto di partenza per lui, non un punto d'arrivo sicuramente, e speriamo di trovarlo di nuovo in campo nel Nantes, in Champions League, magari non più negli ultimi 7 minuti, ma per un minutaggio maggiore, e questo sia anche di ottimo auspicio per la sua nazionale, quella Under 20 che si giocherà a gennaio le qualificazioni mondiali nell'Europeo Elite, e anche per tutte le nazionali italiane che soprattutto quelle maschili l'anno prossimo saranno chiamate, quest'anno meglio, saranno chiamate a impegni molto molto significativi. Bene, la notizia di Collelori è comunque il nostro punto d'arrivo, insomma punto di partenza, i 6 minuti in Champions per il giovane portiere italiano, punto d'arrivo invece per questo appuntamento di Handball Mania. Io saluto e ringrazio il presidente federale Pasquale Loria. Matteo, abbiamo un fine settimana particolarmente impegnativo, ricchissimo, no? Perché torna anche il campionato di Serie A Beretta femminile, che si aggiunge a quello maschile. Tutte le gare sono in diretta su Eleven Sports il prossimo 10 ottobre, e poi domenica alle 13.30 c'è Lipsia Fuchs Berlino per la Bundesliga. Allora, io ricordo semplicemente che gratuitamente basta soltanto, esatto, logarsi sul sito Eleven Sports. Questo è un dettaglio giusto da non sottovalutare. Grazie Matteo Aldamonte, grazie alla presidente Pasquale Loria, Sabrina Alessio in redazione, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a giovedì prossimo, arrivederci.